siamo cristiani cattolici, siamo con una preghiera, giusto? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E a questo aggiungiamo la preghiera San Francesco, la preghiera semplice di San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti la fede. Dove l'errore, che io porti la verità. Dove la disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché se è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Amen. Sì. C'erano nel cielo, non è soltanto grigio tutto intorno,
ci permette di guardare quel momento, aveva piovuto, c'era fresco, in una maniera diversa. Non è vero che ci sono dei momenti in cui non si può scegliere, è una bugia. Si può sempre scegliere e si può sempre scegliere di guardare i colori o di guardare il grigio e scegliere da che parte stare. Noi oggi pomeriggio con Giovanni, con Leonardo e con tutti voi parleremo di un tema che è soprattutto tecnico ed economico, parleremo di aiuti economici alla Chiesa Cattolica, di sostentamento per il clero e per tutte le opere che anno dopo anno la Chiesa Cattolica realizza attraverso questi fondi. Ma quest'anno abbiamo voluto dare un'impostazione diversa a questo discorso, allargandoci a parlare appunto del tema dell'educazione cattolica, naturalmente, e del coraggio di educare. Oggi, dicevamo con Giovanni nei giorni scorsi, come ieri, e crediamo domani, perché è una scelta, ma è una scelta necessaria. Oggi viviamo un momento in cui intorno di valori ce ne sono pochi, o viviamo un momento in cui qualcuno ci vuole far credere che c'è solo grigio. Ed è un momento, che dura già da anni, in cui si urla tanto, c'è tanta rabbia, tanta cattiveria, che poi porta a delle azioni, che spesso sono delle azioni che forse neanche noi riteniamo giuste, ma le facciamo perché in questo clima che abbiamo intorno ci diventa naturale farlo. Noi, con questi bambini, con i ragazzi più grandi, con tutta la gente che c'è intorno, invece vogliamo regalare uno sguardo diverso, uno sguardo sereno e fiducioso per quello che c'è intorno, perché dipende da noi realizzare molto di quello che abbiamo intorno e soprattutto dipende da loro. Ci sono le paure e ci condizionano, però crediamo che sia importante avere il coraggio di avere paura e di superarle, andare oltre, non far diventare la nostra vita una vita in cui ogni giorno è uguale perché è limitato e condizionato da piccole e grandi paure. A volte non ce ne accorgiamo neppure. Per noi scout è quasi normale, noi giochiamo, proponiamo un gioco gioioso, Donghetti, Baden, diceva che lo scautismo è una via gioiosa per arrivare al Signore e noi ci crediamo e vogliamo farlo oggi come ieri e vogliamo farlo domani, senza cercare scorciatoie e senza proporre a questi ragazzi. Con il coraggio di giocare adesso e di vivere responsabilmente la vita domani. Crediamo, in fondo, che sia importante provare a essere un po' più felici, però crediamo che sia bello farlo tutti insieme, senza egoismo, senza cattiveria nei confronti degli altri, con degli spazi che non vogliamo ritagliarci per starci dentro, starci stretti e starci comunque. Vogliamo aria fresca, vogliamo aria pulita e vogliamo proporla a questi ragazzi perché crescano facendolo insieme agli altri. L'8 per 1000 è un pezzettino che è all'interno di questa scena che stiamo raccontando. Serve a rendere più forte la nostra Chiesa. Una Chiesa che è
grande se noi la viviamo in maniera responsabile e in maniera attiva. Se ne facciamo parte credendo che è più bella se noi diamo del nostro. Poco fa ascoltavamo le parole della preghiera di San Francesco. Noi pensiamo ancora oggi che è vero che è dando che si riceve. E malgrado tutto, oggi forse è più vero di prima. Dare questo piccolo contributo alla Chiesa è una cosa che ci aiuta in questa direzione, perché lo faremo più in là dopo l'intervento di Giovanni, racconteremo alcuni degli esempi di progetti realizzati all'interno della diocesi di Palermo nell'arco degli ultimi anni, degli ultimi 2 anni. Abbiamo scelti una decina proprio per far capire che non sono soltanto dei progetti rivolti al puro sostentamento del clero, che è già una materia molto importante, o alla ristrutturazione di parrocchie, di case canoniche, all'acquisto di fabbricati, che sono tutte delle cose importanti, ma vedremo che sono dei progetti rivolti a tantissime cose, tanti colori diversi, rivolti a uomini in difficoltà, a donne in difficoltà, a bambini in difficoltà, perché cresca la dignità umana di ogni persona. E allora questo gesto, che è un gesto che poi non ci costa nulla, è importante proprio se lo inseriamo all'interno di un disegno più grande, dove effettivamente è bello farlo. Più tardi racconteremo alcuni di questi progetti. Adesso diamo spazio a Giovanni Perrone. Partecipando a tanti convegni succede di parlare, di presentare delle persone, di raccontare delle cose. Oggi, credetemi, è per me un piacere raccontare una storia e raccontarvela insieme a Giovanni, perché una delle fortune che ho avuto nella vita è quella di conoscere delle belle persone. E Giovanni è una. Grazie. Grazie a voi, tra l'altro ecco, con piacere torno a termine. Pensate che ricordo quando negli anni tra il 60 e il 70 ecco, facevamo i campi assieme con un terminale su Mattarina che è nato 50 anni fa e tutti questi nomi con Trappia stessi. Sì, ricordo, io sono vecchietto e quindi facevamo questi campi e poi anche il plan cittadino, il plan interprovinciale che andava da Vicari fino a Castelbuono e ci si riuniva una volta al mese, allora c'era l'autostrada, così con macchine prestate ci si caricava, io avevo una 500, mi caricavo 8, l'altro non ne so. Allora, e se andava a fine Castelbuono, sapevo che per arrivare da venire a Castelbuono c'erano 2 ore e mezzo, cioè, per fare una riunione di clan, oltre che diverse, quindi termini. Sono di famiglia, ho molti bei ricordi, molti tanti amici ed è molto bello questo. Quindi lasciamo stare ecco, il discorso del generale, mi fa ridere quando mi dicono generale, ecco. non un esercito, ma l'Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici è un'unione che è stata fondata nel 51, voluta da Pio XII. Per far interagire tutti gli insegnanti cattolici del mondo. Ecco, ovviamente non è obbligatorio, ma diciamo. E così come c'è anche l'Associazione delle Scuole Cattoliche, questo invece io lo dicevo che era una persona abbastanza acuta, dice attenzione, ma non tutti gli insegnanti cattolici vanno nelle scuole cattoliche e viceversa. Ecco, quindi una visione ancora più ampia. Noi interagiamo con insegnanti e con istituzioni scolastiche di varie parti del mondo, da quelle ricchissime a quelle poverissime. Abbiamo creato un po' di solidarietà, adesso io sono la scuola del mondo è varia,
qua siete tutti bene, così mi dispiace, però ho preso delle diapositive là, poi le lascio, ma siccome le diapositive magari sono un po' lunghette, l'altro lato non ci sono qua piccole e grandi. Ma voi a scuola quanti siete in classe? Quanto? Lei è di due, mi diceva l'altra volta, meno male che c'è WhatsApp e si può telefonare tranquillamente, la presi, la direttrice di una scuola del Burundi, dove c'è povertà, dove c'è guerra e così via, mi diceva che nelle classi, la classe sua, della sua scuola, una delle con la classe con meno alunni ne ha 85. Pensate che significa. Pensate, in Burundi, quando abbiamo detto che c'era il Congo, c'era una scuola, un'università del Belgio che voleva dare un aiuto perché mettiamo in relazione, loro hanno voluto mandare 5.000 bende, non quaderni ed altro. Perché secondo voi? Perché molti bambini in zona di guerra, molti bambini arrivano a scuola già feriti, dopo tanta strada ed altro, quindi la prima necessità è di poter bellare questi bambini. Per dire un po' com'è la situazione, ci sono situazioni dove, immaginate qua, a quelle molte situazioni qua a Termini, se ci fosse la guerra tra un quartiere e l'altro, tra una cosa e l'altro, e dove si è sperato, per esempio l'altra situazione, per esempio in Sud Sudan, situazioni concrete in Sud Sudan, per un certo villaggio dove c'è un missionario italiano, un congoliano, un padre Mario, che per alcuni seminaristi, per mandarli a studiare in Angola, perché altrimenti li ammazzano, ammazzano i cattolici, e devono mandarli all'estero, e si entrano certi seminaristi per andare là, quindi perché devono fuggire, scappare. Mi diceva proprio nei giorni di Pasqua, padre Mario, che mi telefonò per farmi gli auguri, dice guarda, c'è la resurrezione, il miracolo della resurrezione, lo racconto, molto bello perché lui si mette a piangere quando... C'è uno di quei seminaristi che noi abbiamo andato fuori, cioè sono partiti, uno che doveva andare in Angola di nuovo per tornare, c'è stato un attentato perché per andare in Angola dalla zona dovevano passare in mezzo ai guerriglieri, l'abbiamo sentito che li hanno uccisi tutti e pensavamo che anche questo ragazzo, la foto di questo ragazzo, fosse morto. Ci ero andato nel villaggio per celebrare la messa di Pasqua che doveva essere messa anche di ricordo di questo ragazzo morto, 17 anni, prima all'inizio della messa entra questo ragazzo che aveva finto di essere morto. Quindi poi era riuscito ad entrare, c'è stata Giovanni la più bella resurrezione del mondo. C'è un miracolo, proprio il momento del gloria, dice come lo spieghi? Se tu che sei prete devi spiegare, dal momento del gloria e della resurrezione comincia questo. Sono tante situazioni. Bene, e tra l'altro vedete anche qua per l'8 per mille però si stanno dicendo tante sciocchezze, se leggete i giornali, la chiesa che è ricca, la chiesa che è qua, la chiesa di qua, la chiesa là, addirittura hanno messo assieme, pensate anche questa chiesa qua, l'altra chiesa di Termini, l'altra pure, quella dell'altra là, tutto per dire che ecco il Papa è ricco con un milione di palazzi. Senza dimenticare che in fondo ecco, sono tutti luoghi dove si fa educazione, dove si fa formazione, dove si fanno tante cose. Poi molti soldi anche dell'Ottocento sono dati, il Papa ricco e così via, sono dati per aiutare questi paesi poveri che hanno tanto bisogno. Pensate che le università cattoliche nel mondo sono anche in paesi dove sono musulmani. Sono stato per esempio a Bangkok, l'università a Bangkok sono tutti buddisti, roba, è in gran parte, ma l'università cattolica di Bangkok è cattolica, ma ci vanno addirittura i figli del re, ci vanno figli di Stato, c'è un'università meravigliosa che viene Bangkok e la vita costa pochissimo. Pensate che un biglietto d'auto costa circa 7 centesimi. Immaginate la vita. E allora ecco qua che
questa università funziona anche grazie molto per me, perché c'è la Chiesa italiana che mi interroga. Quindi è un po', non si, per ora si raccontano tante corbellerie e tante cose, ma sappiamo, in tempi di elezione, in tempi in cui uno deve stare attento a non farsi prendere in giro, perché è facile essere presi in giro, oggi vanno molto più tra le facce. Se, se c'è qualcuno che si affaccia al balcone, chiunque sia, dice che c'è un, ha visto un asino che vola, tanta gente ci crede. No, no, oppure penso su internet. Ma andiamo avanti. Ecco, il discorso è l'Unione Mondiale che mi mette in relazione, ci sono tante persone, ci sono università, scuole elementari, scuole materne, scuole medie, licei e così via, di varie parti del mondo, ma e ci sono anche singoli insegnanti. Per voi, per esempio, immaginate, voi insegnanti, che insegnanti voi direte in una scuola anche statale, ma dove la maggior parte è cattolica, ma noi abbiamo insegnanti che insegnano in scuole dove già dire che si è cattolici ti tagliano la testa, in scuole islamiche, che insegnano segretamente, ma come fanno questi a testimoniare il loro essere cattolici in una situazione dove è pericoloso? Come fanno? Come fanno? Oppure ci sono delle scuole cattoliche, penso una scuola per esempio di Anversa, dove è scuola cattolica, dove la maggior parte, circa il 90% sono musulmani. Sono situazioni diversissime, ma allora l'insegnante cattolico è chiamato a testimoniare l'essere cattolico nella realtà in cui opera. E qua c'è l'altro problema, faccio un discorso tra bambini ed altri, perché parlare insieme un po' a tutti è un po' complicato, non complicato, io se non sono stato per tanti anni direttore didattico, quindi questa situazione, ecco, sono, però, ecco, il, pensate, dicevo, stavo parlando di cosa, scusate a destra, si vede che sono vecchio, si vede. Pensate, e qua vi scompo per esempio di laici, c'è la scuola italiana, cioè è chiaro, tutte le scuole, l'insegnamento è basato sulla laicità, ma laicità non è guidare contro, laicità è il rispetto di ognuno, il rispetto di ognuno al fine di costruire il bene comune. Mentre in tanti posti è passata anche in Europa una forma di laicismo che significa per, avete un bosco, allora per rispetto di tutti gli alberi cosa fate? Tagliate tutti gli alberi, cioè sradicate tutti gli alberi, così si rispettano tutte le piante. Ma che succede poi? Cosa cresce? Se un bosco tagliato è tutto, cosa cresce? Le erbacce, vero? Le spine e così via. Questa è una laicità stupida. Poi abbiamo anche qua in Europa quartieri dove c'è questo vuoto valoriale, non ci sono valori, ma insegnare e stare a scuola, educare vuol dire essere radicati nei valori, no? Voi cosa imparate a scuola? Voi? Cosa imparate a scuola? Solo a scrivere? Oppure altre cose? Che cosa? A leggere, poi sì. Solo questi? E a fare i bravi pure? O a fare con i mali? Sì o no? Imparate a fare i bravi? A rispettare l'ambiente, anche a volervi bene, a lavorare in gruppo, no? Queste sono poi le cose più importanti, perché sapete, la matematica poi si dimentica, io dico la vita di entrare, scrive e legge o non scrive e legge, va bene, ma quel che resta sono i modi di comportarsi, sono i valori. Allora, educare oggi significa ancor più, ecco, dare dei valori, c'è la cosiddetta dimensione etica dell'educare, dimensione dare dei valori, perché se non ci stanno dei valori è come piantare zucche. Voi ne avete piantate zucche? Oppure piantare una pianta senza radici. Se prendete, vi è capitato qualche volta di comprare delle piante dal fioraio, poi lo portate a casa e dopo due giorni muore? Poi andate a togliere e vedete che era una pianta senza radici. Bella, Flori, la più bella pianta. Mi è capitato l'altra volta.
mi hanno regalato una pianta a mia moglie, era meravigliosa questa pianta, non solo l'hanno comprata, dopo 3-4 giorni più, mi hanno detto un attimo, cambiamo la terra, ho visto che era senza radici, l'avevano preso in giro, poveraccio, quelli che l'ho comprata, che l'ho costata a cara, poi ho visto, quindi è così, se si educa senza curare le radici, allora ecco, appena finisce la scuola muore tutto l'anno, è secco, vero, è così o no? Una pianta senza radici può crescere? No, se vogliono uscire può, per non vi preoccupare. Allora, educazione, alcune domande rapidamente. Educazione, quale educazione? Che cosa significa educare? Se noi chiedessimo agli insegnanti cosa significa educare, io ho avuto l'incontro, non vi preoccupate, no, no, loro fanno il loro dovere. Fanno, lo dicevo pure il BP, che a uno e al suo, però il loro dovere è di giocare. Vi preoccupate, nonna, quindi quando andavo in qualche classe a volte veniva l'insegnante e c'era dove ci dice ascoltate il direttore, no, però sto parlando per voi grandi, facciate il giocare e imparano. Allora, che educare? Se noi chiediamo, ecco, per ora scusate il riferimento politico ma senza essere cosa, se noi mettessimo qua per ora i rappresentanti dei vari partiti di ora che scombazzano tutti per ogni giorno e facessimo scrivere a ognuno di questi rappresentanti Di Maio, Di Giugno, Di Luglio, Salvini, Zingarelli, e allora un foglietto così e si chiude, scrivi una frase su cosa significa educare, tutta la stessa cosa direbbero no. Io l'ho fatto tante volte anche in momenti internazionali di diversi paesi. Scrivetevi anche che cosa, anche il correttore dell'università, scrivetevi una frase che cosa è lo scopo importante prima dell'educazione, tutte cose diverse. Allora dobbiamo metterci d'accordo su che cosa significa educare. A volte in qualche scuola, con i professori, l'educazione, prima ognuno mi scrive in un fogliettino di carta, faccio fare qual è la cosa più importante dell'educare, vengono cose diverse. Quindi è chiaro. Quale scuola? Se non sappiamo fare educazione, quale scuola? È come nello scoutismo. Ecco. Quale scoutismo? Anche qua, sapete che gli scoutismi sono diversi. Ecco. Avete partecipato mai a eventi internazionali? No. No. A me è capitato, anche perché quando ero giovanotto, la GESCI, che la GESCI mi mandava in giro, forse perché sapevo parlare un po' di francese, non so, ad eventi internazionali, non sentivo il discorso. Quando c'era da fare i nomi tutti eravamo d'accordo, ma quando c'era da fissare alcuni obiettivi c'erano mentalità diverse tra quelli arabi, tra quelli laici, tra quelli insomma, tutti c'erano mentalità. Quindi quale scuola? Allora, ma per quale persona? Che cosa noi vogliamo formare? Qua visto che siete scout, il BP diceva bene Paolo educare l'uomo e il cristiano e il cittadino, il buon cristiano e il buon cittadino. Ma anche qua. Che cittadino? Vi faccio un esempio. Quattro volte sono stato in Ungheria per incontrare così alcuni vescovi e tutte queste cose. Allora, sapete che l'Ungheria ha fatto le frontiere, là, di qua non passa nessuno, io le ho viste. Allora parlando con un rettore universitario dell'Ungheria, mi dice, ma scusa, ma perché tutto sta fatto in noi? Dice, no, perché prima noi dobbiamo riconquistare la nostra identità e poi facciamo entrare gli altri. Disse carissimo professore, prima avanti che voi la vostra identità, voi sarete in base comunque, ma poi, perché loro, eccetera, e chiudo appunto, per dire un po' anche a livelli sono diversi, allora per quale società, che società vogliamo? Ma anche società, la società è in cammino, per ora stiamo vivendo un momento di rapide trasformazioni nel mondo, che non gestiamo, che non riusciamo a governare. È inutile che ci illudiamo, mettiamo paletti di qua, paletti di là, quello sì, quello no, e così via. Trump che dice solo chi ha il popolo, la laurea, il bacio in fronte, e magari una bella moglie da portarmi, lo faccio entrare. Ecco, sono gusti dei gusti, non discutiamo, ma ognuno ha i suoi gusti. Allora, quindi, e noi ci illudiamo. Torniamo un attimo indietro, al tempo dei Romani. I Romani, vi ricordate chi fu l'ultimo imperatore dei Romani? Lo chiamavano Augusto, perché era uno stupidello, era figlio di imperatori romani, ma
siccome si era dedicato all'arco, ad altro, eccetera, eccetera, la società romana poi si indebolì. Allora ci fu bisogno dei barbari e fecero imperatore un gallo che non faceva che il tipo, ma sapeva usare le armi e sapeva comandare, che era di Lione, questo un po'. E quindi il mondo sta cambiando, cerchiamo di sentire il culo. Ecco, voi siete esploratori, l'esploratore chi va avanti, stiamo a trovare i segni dei tempi che cambiano, per cercare non di adattarsi stupidamente, ma di cercare. Se io sento che viene il vento del nord, allora mi metto a sud. Allora, per quale società? Un'idea di società. Ma attenzione ad oggi. Oggi siamo in una società che disorienta, purtroppo, ma anche la scuola, perché la scuola non è che sia diversa dalla società. Noi tutti respiriamo la stessa aria. Se già, per esempio, a Termini, una volta, cioè, ci sono, veniva un po', voi non ricordate, ma arrivavano anche degli odori strani dalla zona industriale, ecco, ora arrivano, se andate ad Augusta e così via. Non è che io posso dire, da me non arrivano, ma io respiro la stessa aria, posso chiudere le finestre, posso chiudere, gli spifferi ci saranno. Quindi dobbiamo capire i segni dei tempi. Allora, molteplici, disorientamento. Se dite a un ragazzo di... Tu sei da che scuola vai tu, scusa? Lei il dottore che è con quattro tante. Tu che scuola vai? La giornalia, bene. E che farai da grande? Guarda, non ti meravigliare, perché se facciamo un'indagine nei rotti di adolescenti, c'è questo momento di confusione. Ed è vero, perché il lavoro sta cambiando, il lavoro, quindi non do colpa a nessuno. Ecco, perché poi uno va all'università, poi si iscrive e cose, insomma, è un momento abbastanza difficile. Una volta ti dicono che i medici non ce ne vogliono più, un'altra volta ti dicono che ci vogliono i medici, un'altra volta. Quindi anche qua significa che tipo di scuola facciamo, per che cosa. È come quando si va un po' in zone deserte, in altre zone, uno può sapersi orientare, maturare competenze che ti permettono di ricevere. C'è il relativismo morale, quello che una volta faceva scandalo non fa più scandalo. Non è che in tutti i sensi, televisione, e si pensa che non ci sia più un'etica, ognuno si fa la morale come vuole. Io sono io e faccio quel che voglio io, purché non faccia male agli altri. Questo senso di individualismo, di egoismo. Quante volte voi ragazzi dite, ma questo è interessante, che interessa? E c'è la difficoltà a capire che facciamo parte di un mosaico, di un grande mosaico, e di un insieme. Perdiamo la visione dell'insieme, è come se il mosaico, avete visto Monreale? Ci siete andati quando ci sono mosaico. Monreale, se pensate, se tutti i tasselli d'oro, perché sono i tasselli pure d'oro, che sono più importanti, dicessero, noi siamo più importanti, facciamo sciopero e ci mettiamo tutti per conto nostro, servirebbero più? No. State là, ma si sconfigge. Il tassello d'oro, che è il più prezioso, serve, ma perché è messo in quel posto in relazione con l'Inda, con gli altri colori. È così o no? Un mosaico tutto di tasselli colori. Il mondo è così. Allora, educare vuol dire aiutare a realizzarsi per vivere all'interno di un grande mosaico, ma il mosaico ha bisogno di un progetto, perché per realizzare quei mosaici, non so se a scuola l'avete fatto, non è che tu incominci a incollare dove capita i mosaici, no? Prima ci fai il disegno, no? Non è così? Non fate i mosaici a scuola? Educazione artistica. Allora, prima si fa il disegno e poi manca Leonardo per fare tutto la Cappella Sistina e roba varia. Che cosa hanno fatto? Prima hanno fatto i cartoni, i disegni. Senza disegni non hanno potuto mettere colori. Ecco. E allora oggi purtroppo tante volte succede così. Così la fragilità nelle scelte, anche nella costanza, si cambia. Questa a tutti i livelli, vedete, aumentano le separazioni, aumentano i divorzi, aumentano tante cose. È il vento che tira questo vento purtroppo. E ora cosa significa?
educare. Educare significa anche orientare. Diceva lui, ci vuole coraggio. Oggi c'è paura, viviamo di paura, non di coraggio. Ma diceva Pippi che l'uomo pauroso non va in nessun posto, manco si affaccia alla finestra, stai dentro che stai buono. Coraggio, ecco, coraggio. Ma se andiamo a vedere gli obiettivi che hanno dato l'Unione Europea per il 2000 e così via, ci ha messo educare a rischio. Vedete, un obiettivo per tutta l'Europa, educare a rischio. Mentre l'ossessione delle scuole, delle famiglie è la sicurezza. Oggi siamo vittime della mia sicurezza. E poi tante volte sappiamo che dietro a questo gli insegnanti hanno paura di fare qualcosa perché c'è la sicurezza, perché altrimenti qualcuno, i genitori sono pronti a denunciare, ma non tanto quelli non sanno dire, tu preside, io non lo sto denunciando, lo sto per, ma così l'assicurazione mi dà qualche cosa. Minimo. Senza capire il genitore che una volta tu dici che siccome il ragazzo l'hai portato in gita e si è fatto la bubù al ginocchio, e allora la prossima volta il primo preside dice non uscite di qua perché poi mi denunciano. Vede un po', è un'arma che si rivolge così agli scatti, per esempio, ah, allora io non ce l'ho più. Il coraggio, ecco, educare al coraggio. Per esempio, se andiamo a vedere gli obiettivi dell'educazione per il 2030, allora riprendono, questi sono gli obiettivi per tutta l'Europa, non anche per tutto il mondo, dell'UNESCO, viene ripreso che è necessario educare al rischio, a governare il rischio. Allora voi siete scout. Governare il rischio, se andate con le tende e si prevede la pioggia, cosa significa? Non uscire, non fare uscita, oppure imparare a montare la tenda bene, a farci le canalette, eccetera, eccetera. Chiaro? È così? Altrimenti te ne stai chiuso in gabbia come un topo. Quindi significa maturare le competenze per governare il rischio. Così. Governare il rischio per le automobili significa imparare a guidare bene, a conoscere le norme, eccetera, eccetera. Non dici io non rischio, non prendo l'automobile perché può succedere un incidente. L'altra cultura qual è? Del supermarket. Oggi, nella scelta delle scuole, abbiamo fatto anche un'indagine anche apposta, quale scuola scegli? E si mettono, se lo fate a termini forse lo potete fare pure. No, l'abbiamo fatto con alcuni alunni di termine quando c'era preside qua lo scientifico, la buon'anima di Ettore Settineri, ecco, che era vecchio scout, i suoi figure scout, e abbiamo visto, così ci divertivamo a fare qualche indagine ai genitori, a dire un attimo cosa hai da scegliere tra le tre scuole. Allora quella scuola ti offre il ballo, la danza sul piede, il qua qua qua, questo, quest'altro, più offerte, forma più formative, poi tante sono formative, caro. Ma pochi hanno scelto, hanno pensato, di un attimo, ma che progetto c'è dietro a queste scelte? Allora la logica del supermarket, dove vado, ma i supermarket uno cambia, altro che fedeltà, cambia dove conviene. Allora educare anche, educare a fare una strada, perché dalla logica del supermarket viene fuori un altro uomo, l'uomo vagabondo. Noi abbiamo due tipi di persone, il vagabondo e il pellegrino. Che differenza c'è tra un vagabondo e un pellegrino? C'è un vagabondo non ha una meta, il pellegrino invece ha una meta. Ha un ideale, una meta. Naturalmente gode del cammino, chi va a Santiago di Compostela sa che gode, incontra e così via, ma sa che deve arrivare là. Nel cammino, la mangia via Francigia, ancora passa pure di qua, che si sta riprendendo così. Quindi, è come dire che il vagabondo è tipo un nomade. È un nomade ma senza fissa dimora, cioè, e tante volte oggi purtroppo noi, anche le scuole, sono scuole vagabonde. Pensate che vi offrono, io parlo male delle scuole, c'è qua, c'è un amico preside del liceo, ecco, che mi guarda e dice non parla male, che ti sparo, ecco. Adesso sono pericolosi questi presidi, no? Allora, tante volte
se vai a vedere, esaminare progetti di scuola, sono progetti di vagabondaggio. E allora ti mettono questo fatto di Unione Europea, di contributo europeo. Una volta un anno si va a Helsinki, poi la persona si è sempre qua, dobbiamo andare, no, sanno andiamo a Vilnius, e Vilnius, poi di qua un'altra volta andiamo là, cioè a Dubai, che è bello. Quindi vedete tutta questa cozzaglia di cose dove si gira e poi magari trovi chi persone. Ho la testimonianza, ecco, tra una mia parente che quest'anno è andato ogni anno di qua e di là, quindi parlo male di una mia parente, ma poi se vedi sotto sotto non c'è un progetto comune. Perché l'idea già là ci siamo andati, il prossimo anno è una Germania, così ci vediamo un'altra. Ma manca di più la idea che sono persone che hanno magari non l'idea della mondialità, dell'apertura, ma di consumare dare villaggi turistici. È lo stesso di quando i villaggi turistici. Quest'anno andiamo a Dubai, quest'anno andiamo a Malta, quest'anno andiamo a Batta la Pesca, quest'anno sembra lo stesso posto. E poi magari cosa succede? Che nei villaggi turistici troviamo le stesse persone. Mi è capitato una volta, ecco, che andai in missione per un po' di tempo, per un mese e così via, in Tanzania. E allora, siccome avevamo poi l'ultima mattina di giorni, ci andiamo a fare due giorni a Zanzibar. Ma eravamo a casa, niente, siamo andati, eravamo un gruppo, c'erano alcuni scout pure con me, c'erano alcuni insegnanti, che abbiamo fatto una ventina di persone, cioè insegnanti, scout, e c'era pure un medico, c'era pure un giovane segretario, siamo andati. Mentre le Zanzibar, come eravamo stati tre Masai, quindi una voglia di danza, di cosa là pure le suore, cioè i Masai ballano, una sera ci facevano ballare anche Tadoriamo Stadivina, perché sculettavano con Tadoriamo Stadivina, la superiore che dei caraggi ci non vedere Giovanni per il ricordo. Con alla fine venne, come si chiama, c'era uno di questi ballerini, la Zanzibar, che faceva il Masai, bla bla bla, però visto che aveva attenzione nei miei confronti, mi girava per la vittima, sì, mamma mia, a un certo punto era un ragazzo, poi mi chiamò alla fine, mi chiamò, Giovanni, ma non mi ha riconosciuto, disgraziato. Ma io faccio un po' capo, me ne vanno un altro villaggio, faccio un'altra danza, faccio un'altra cosa, no? Quindi poi da girare, giri tante, cioè sempre le stesse persone che cambiano vestita. Quindi ringraziamo, mi piace scommentare, che era cresciuto. Quindi attenzione, ecco, l'idea del supermercato, e quindi anche qua, come si chiama, dobbiamo. Allora, quindi Balagao, il pellegrino è una meta, ma al pellegrinaggio ci si educa. Perché si parte in pellegrinaggio perché ci sono dei valori, io voglio andare, una meta. E il mio cammino non è rigido perché io adatto al tempo, alla giornata, e non è un cammino così che metto sul cenere e arrivo, ma mi fermo, incontro, mangio, gusto, tante cose, ecco. Ma ho sempre quella meta che è un fatto spirituale, ma anche un fatto fisico. Quindi se noi chiediamo una scuola qual è, ecco, l'anima di quell'anima, non parlo solo di un discorso religioso, perché pure diverse persone, sono università cattoliche o scuole gestite da cattolici che a volte sono pure così, ma perché i genitori vogliono tutto questo, un anno di qua, un anno di là, un anno di là, anche bisogna educare i genitori a seguire, a capire l'anima. E qua andiamo all'etica. Tutti cerchiamo una vita buona, se facciamo un'indagine tutti cerchiamo una vita buona? Sì. Allora, sì, tutti vogliamo, la felicità. Tu cerchi una vita buona? No. Sì o no? Tu piccolina vuoi la vita buona? Vuoi essere contento con loro? Sì, tutti. Ma andiamo a un filosofo che è morto per poco tempo fa, il famoso Ricoeur, un filosofo francese. Diceva, qual è il ternario dell'etica? Dell'etica. Una vita buona è se vissuta con e per gli altri. La vita buona quindi è vissuta con, lo dice da filosofo, non da cattolico, con e per gli altri, secondo punto, in istituzioni giuste. Allora la scuola, così la famiglia, il gruppo scout, deve essere un luogo dove
ci si educa a vivere con e per gli altri, ma deve essere un'istituzione giusta. Ma che significa per una scuola, per una famiglia, per un gruppo scout, per una parrocchia essere un'istituzione giusta? Dove si matura la comunità? Dicono anche i laici che la comunità fa parte della vita umana. Ecco un po'. Queste dovremmo sempre tenere presente. Allora mettiamo dentro queste istituzioni giuste che cosa per noi significa giusto. Mangiare, abbuffarsi? Sappiamo che oggi l'abbuffamento dalle nostre parti è la causa principale delle morti di tante malattie, quindi non è che abbuffarsi oppure spinellarsi, ma sappiamo che spinellarsi o porcheria simile è un modo per prendersi in giro. Allora è meglio mettersi davanti allo specchio e dirsi: io sono fesso, 50.000 fanno la mancia, che altrimenti facciamo la vita, la fine di Narciso. Voi avete conosciuto Narciso? Giovanotti, Scarpa, voi avete conosciuto Narciso? No? Narciso? Sì. Quello della fiaba di Narciso. Era mitologico. Era un bel ragazzo che viveva da queste parti, Sicilia. Quando c'erano venite in inizio, voi eravate piccoli ancora, no? Allora, questo era tanto innamorato di se stesso che specchi non c'erano, ma c'erano le fonti, si guardava come sono bello, quindi era come quelli che si ingannano, come sono bello, e si gloriava guardando gli altri, ma anche le ragazze guardate, che terribile, perché le ragazze, no, lui era il più bello, le ragazze quindi manco la guardava, quindi vedeva, c'era lui. Un giorno, mentre c'era l'acqua chiara, verso Siracusa si trovava allora, l'acqua chietta, si affacciò là in quella fontana, finalmente ho trovato uno bello come me, finalmente mi posso innamorare. E si buttò nell'acqua per abbracciare se stesso. Che fine fece? Allora, state attenti, che questo è un pericolo, il narcisismo oggi. E può essere anche gli insegnanti a volte sono narcisisti, ma anche i capi di istituto, i genitori pure. A che serve quando un insegnante cerca solo se stesso, o anche un capo scuola, cerca se stesso e non sa, non lavora per gli altri? Che fa un flop? Ecco un po'. Allora, quale senso? Siamo alla ricerca di senso, lo dice il Papa, quante volte lo dice il Papa? Il Papa sull'educazione sta dicendo tante belle cose. Il Papa poi non si fa illudere, guarda. Un aneddoto così riservato papale, ero andato dalla sua santità per un incontro di nipoti e c'era con me un professore, un caro amico, un professore dell'università inglese, che questo è un po' pieno di sé, di quello che, se vedete, quando mi posta manda la posta elettronica per dire buona Pasqua, prima ci mette due pagine, io sono questo, questi titoli di qua, tutte cose. Ci mette. E allora, quando lui, quando parla inglese, gli inglesi parlano solo inglese, io non appena il francese, poco di inglese, così. Allora, a un punto questo incominciò a dire, santità, bla bla bla, quello poveraccio che l'ha messo così, papa, così, poi mi disse, guarda, professore, dica al suo collega che il papa parla la lingua della sua diocesi, proprio così, disse. E allora quello che non capì un cavolo, dice, cosa, quanto ha detto il Papa? Il Papa ha detto, io ho risposto in mezzo inglese, che tu sei in gamba e che ha apprezzato il figlio di te. Questo, thank you, santità. Il Papa, che è un furbastro, mi prese le mani così e mi sorrise. Ce l'abbiamo fatta. A proposito di titoli e così. E mi disse, ma scherzando, purtroppo io sono un semplice papa. Così quando poi santità, guarda che io sono Giovanni, mi chiamo Giovanni, dice, allora mi deve chiamare Mario, se non mi permette, lei è santità, carissimo, tutti siamo, dobbiamo essere santi. Dai queste risposte a mi dispiace. Sì, alla ricerca di senso. Qual è il senso della nostra vita? Senso che significa andare nel giusto senso. Anche qua orientarsi.
senso della nostra vita? Qual è il senso dell'educazione che diamo ai nostri figli? Qual è il senso dell'educazione che diamo ai nostri alunni a scuola? Qual è il senso della formazione che diamo alle parrocchie, che sono appunto il senso, cioè dove stiamo andando? Ogni tanto bisogna fermarsi e dire ma dove andiamo? È come quando con il clan si fa la rotta, ogni tanto si fa il punto per dire dove siamo arrivati, cosa abbiamo combinato, non tanto per piangere sul passato, perché piangere sul passato non serve a niente. Siamo arrivati qua, dove dobbiamo andare facendo tesoro del cammino fatto? Che senso abbiamo? E aggiustiamo questo. Allora, la scuola è così, deve essere un luogo, è così, un luogo che parla. Ma che significa parlare? Non gridare come fanno in televisione, bla 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 bla, mamma mia, che rompimenti di testa, tra l'altro, qua poi in Sicilia siamo abituati a parlare sempre a voce alta, ma parlare significa saper ascoltare, anzi parla anche con le cose che si vedono, c'è lo stile, che ha uno spirito, uno spazio accogliente, qua una scuola accogliente, che significa scuola accogliente? Che accoglie tutti, no? E qua sappiamo che la GESCI ha fatto un bel documento sull'accoglienza. Ecco, Paolo, che stiamo accogliendo i fratellini qua. La scelta di accogliere. Qualsiasi istituzione deve essere accogliente. E capire che ognuno che arriva è una ricchezza. Avendo da fare con professori, io non sono capo di tutti, attenzione, io sono un semplice, una persona che cammina sui sentieri, insieme agli altri. Avendo da fare, per esempio, con quest'anno un convegno fatto sulla, che ci aveva suggerito la sua santità, educare nelle periferie, le sfide e le buone pratiche. Sapete, e abbiamo chiamato 5 grossi professori universitari di 5 dei 5 continenti, uno per continente, un europeo, che era un inglese, un congolese dell'Università di Macini, un altro della Kosovo, si chiama Filippine, uno per lì. Sapete la migliore relazione che l'ha fatta? Ma sapete quella più viva, più che si vedeva, perché io avevo chiesto sfide con le pratiche, sono le sfide e quali sono? Il professore, un giovane professore dell'Università del Congo, che si chiama tra l'altro Università dell'Economia e del Buon Governo, ecco, Emanuele, che era guardato dagli altri come tu che vieni dall'Africa, mamma mia. Ma poi gli europei che hanno parlato hanno fatto sull'acqua fritta. Come si dice? Acqua fritta, sì, acqua fritta. C'è di così, ma quelli che hanno saputo, vedete che per esempio un professore dell'Università di Oradea in Romania pure ha fatto tutto un discorso molto bello sull'evoluzione dei paesi che si comunissero varie. Quindi vedete un po', non dobbiamo avere paura degli altri. Gli altri portano novità. Dobbiamo accoglierli, dobbiamo interagire. Sono ricchezze gli altri. L'altro è una ricchezza, come nel branco, nella cosa. L'altro è una ricchezza, al di là del colore, al di là di tutte le cose. E a volte gli altri non si esprimono perché hanno paura di noi. Ancora abbiamo la cittadinanza, una scuola che educa ad essere buoni cittadini, vado perché non siamo andati. E spazio sicuro e stimolante. Ditemi un po', qual è la cosa, la sicurezza per un ospedale? Un ospedale quando è sicuro? Quando vi dà sicurezza un ospedale? Quando ha una capacità di accogliere secondo il bacino di utenti. E di far guarire, lo scopo dell'ospedale è quello. Di far guarire e soprattutto che ci sia il posto disponibile con lo sì, questo è senz'altro, ma di curare. Se doveste scegliere tra un ospedale, io vado per esagerazione, tra un ospedale in una piccola baracca, adesso io, e magari pure, scusate, anche con scarafaggi, ne ho visto in Africa ospedali pieni di scarafaggi. Però dove ci sta un chirurgo che sapete che quello non sgarra mai, e in
invece un ospedale tutto di quello, tutto raffinato, con tutti gli angoli sistemati, con tutte le cose, con gli ascensori, con l'aria che vi soffia, con le infermiere che vi vengono a consolare, così. Dove andreste? Nella baracca. Perché lo scopo dell'ospedale è curare. Così, lo scopo della scuola qual è? Sì, naturalmente questo, i pericoli si ritrovano in ogni posto, questo è chiaro, ma è quello di formare. Stiamo attenti perché con certe manie, con certe idee, noi cerchiamo di evidenziare, ma nello stesso tempo non curare. A scuola si va per imparare. E allora quel discorso, il Papa parla di patto educativo, e vado verso la fine. Patto educativo, che cos'è questo patto educativo? Dice che si è rotto il patto educativo, l'ha detto il Papa fin dai primi anni in cui era Papa. Patto educativo, un patto, chi sono? Questo patto è fatto tra diverse persone, vero? Allora, ecco, patto educativo tra chi? Tra scuola, famiglia e società, questi tre, perché l'impegno deve essere comune. Qua un discorso bello che il Papa ha fatto l'anno scorso a giugno all'incontro mondiale di scuola sottotrenta a Castel Gandolfo, dove c'eravamo 350 persone di diverse scuole, un bel discorso l'ha fatto in spagnolo, ha detto alcune cose proprio interessantissime. Il patto educativo dice, sono quattro principi. Il principio etico, che cosa intendiamo per educare? Ecco, nel fare un progetto scolastico, anche un progetto scolastico, educativo, qualsiasi, perché non educare si orienta di modo. Allora, il principio etico, cosa una comunità accade? Prima deve chiarirsi le idee su cosa intende per educare. Non ci vogliono grandi riunioni, mille parti, mille progetti. Ne ho visto progetti a volte così, come certi progetti scolastici, quando andavo in giro per le classi. Guarda il progetto, il direttore, vede, c'è questo progetto che è bello. Ma io guardavo prima, sentivo, e che differenza, che rapporto c'è tra il progetto e questo bambino di qua, o questo ragazzo? Ah, ma sa perché i ragazzi sono così? Allora che ne serve un progetto? E dicevo sempre nel medico, io l'ho affidato un ammalato, quadrato, lei mi deve dire come lo sta curando. Ah, ma io posso fare una relazione su tutte le terapie del mondo, me ne frego, mi interessa come cura questo bambino, questo ragazzo, che deve uscire guarito. Ecco il discorso. Ecco, allora, che cosa si intende per educare? Ancora, l'altro punto, l'altra cosa è il principio antropologico. Chi è il soggetto dell'educazione? La persona. Papa parla di persona di Dio. Potrebbe essere o il genitore o l'insegnante? No, il soggetto è tu, tua mamma o il tuo professore ci sono per rendere un servizio a te. Tu sei il soggetto. Se io invece faccio i fatti miei e ti tratto come cosa, come alunno cosa, o come figlio cosa, o come squadrigliere cosa, tu diventi un oggetto che io posso schiacciare ma non avere più. Ma tu sei un soggetto perché il mio scopo, io ci sono qua, faccio il genitore perché per venire incontro a te, naturalmente c'è un grado e così via, io insegno, sono a scuola per aiutarti a crescere e così via, e così imparo poi qua per rendere un servizio a tutti. Naturalmente in una comunità non significa che lui fa lo spazzacamino e gli altri fanno, giusto? È tutto un discorso di cammino comune, di interazione nel rispetto dei ruoli, ma questi ruoli vengono rispettati per fare armonia. Ecco, non è questione di potere, di comando, è questione di che servizio, a che servo? Dice il Papa, a che servo se non servo? Chi non serve non serve a niente. L'altro punto è il principio strategico. Strategico è qual è la pedagogia adeguata, le scelte pedagogiche adeguate per il patto. L'altro principio è il principio operativo. Nel principio operativo il Papa mette l'alleanza scuola famiglia e l'alleanza con la comunità sociale. È chiaro che ogni scuola nel far suo progetto deve avere questi quattro principi.
Cosa è per me educare? Ecco, chi è per me l'alunno da educare, la persona che io devo educare, quindi rispetto alla persona, il universo e tutte queste cose. Ancora, l'altro, allora che pedagogia faccio? E allora mettiamoci poi anche le alleanze necessarie. Allora, quattro punti detti dal Papa interessanti sono la pedagogia dell'incontro, la pedagogia della presenza attiva, la pedagogia dell'armonia. Al Papa piace il discorso dell'armonia, una scuola, una comunità che faccia armonia. Nell'armonia ci sono tanti suoni messi diversi, ma rispondono a un progetto. E vado, finisco quindi una scuola in cammino, comunità che è in cammino con gli altri, e sa orientare. È importante sapersi orientare. Voi vi sapete orientare? No? Sono reduci dal San Giorgio, che sono stati bravi. Vi siete persi, no? No, no, andate qua. Ma poi non perdersi di tutto. Non è il problema perdersi, ma è il problema di sapere cosa fare. Anzi, uno si perde. Una volta in un San Giorgio grosso, fatto a livello provinciale, al Bosco di Fiduzza, una squadriglia di Termini si perse. La verità. Allora è successo. Non è che quella notte ci siamo messi a cercare, le squadriglie sapevano, si perdevano, cosa si fa? Uno si ferma, si addormenta, poi di nuovo mattina, quando è? E in mattina poi ritornarono, si pensava, c'era qualche capo che diceva, Giovanni, dobbiamo trovare questi, non ha dormito, come fece dormire la notte, questi poveracci si rimane nei lupi, poi la mattina arrivarono fischiettando verso le nove, contenti, allegri, che si erano fatti rifugio. Ecco, oggi ci si perde facilmente, e quante volte ci si perde. Non è che uno bisogna tagliare la testa se per caso si perde dietro allo spinello, ma il problema è che poi bisogna sapersi riorientare. Ecco la funzione degli educatori, la funzione degli insegnanti. Non è che si ferma e perduto. Attenzione. Perché tante volte, per esempio, sappiamo a Palermo tutta quella storia che c'è in questi giorni per quell'insegnante poveraccia, per quella ricerca fatta, purtroppo è stata strumentalizzata, si è esagerato. Anche noi come associazione abbiamo scritto al provveditore che la cosa non c'era più sotto molto tutta questa violenza, era tutta sta roba. Ma il problema era di riorientare. Gli alunni avevano fatto, c'era di discuterne sopra, perché già ne sono cercati di discutere tranquillamente, ma una cosa di classe, una cosa di fare, raffrontare, perché questa è la funzione dell'educatore, accompagnare, non tagliare le teste. Quindi una scuola che ha fiducia e non ha fiducia, purtroppo oggi tante volte non si ha fiducia, oggi c'è una perdita di fiducia. E allora il discorso delle competenze. E qua una cosa che faccio in più grande, voi avete pure le competenze, bene, no? Io sono stato per tanti anni incaricato nazionale alle competenze, alla specializzazione, allora che abbiamo fondato 50 anni fa. E insomma, ecco, allora il discorso, attenzione, le competenze sono fatte per servire. Attenzione che oggi c'è un grosso problema sulle competenze, vengono strumentalizzate a fini lavorativi. Le competenze che servono sono solo quelle che ti danno il lavoro, è giusto cercare il lavoro, ma attenzione che la vera competenza è la competenza di vivere. Poi in una società dove i lavori sono fragili, saranno sempre più fragili, e quindi sarà abituati, l'ingegnere sarà costretto, io conosco ingegneri che so che fanno i lavapiatti a Berlino, ecco, perché quando trovavo un peggio avvocato, conosco tante situazioni. Allora bisogna riciclarsi, quindi il discorso delle competenze sono in progress, ma anzitutto la competenza di vivere, che è fatta di valori. Le competenze vanno radicate nei valori, altrimenti c'è il pericolo di essere oggetti strumentalizzati, altro che soggetti, usa e getta. E allora che succede? Tu sei in un'azienda, sviluppi certe competenze, l'azienda chiude o fallisce e tu resti in mezzo alla strada a 40 anni senza saper far niente.
e sono cose che succederanno purtroppo più spesso. Allora bisogna ripensare. Così per esempio c'è qualche perplessità sui testimoni falsi, perché è chiaro che, ecco, non è che ho certi concorsi fatti con le crocette, perché tu puoi diventare un buon medico solo se sai risolvere quelle quattro crocette, ma tante volte abbiamo visto che questo è un modo per risparmiare soldi, ma per ammazzare tante capacità, anche per entrare insegnante ed altro, bisognerebbe ripensarci, perché nessuno, pensate che Trump, tanto per fare che lui è ricco, pensate che Trump, che è successo? Pensate che Trump, per assumere suoi impiegati o suoi collaboratori, li metta là a fare le crocette, a fare i giochini di logica ed altro? Voi, se aveste un'industria, un'azienda, per assumere le persone, li mettereste là seduti a fare le crocette, chi è più bravo? Oppure c'è un certo logismo, ecco, e qua c'è tutto un discorso. Allora finisco veramente, anche perché altrimenti qua il padre finisco l'unica, e qua c'è il discorso, ci vuole passione, competenza e costanza. E il Papa dice, parlando agli insegnanti, ha detto che un vero professionista deve usare tre lingue. Tu quante lingue hai? Una sola. Allora il Papa l'ha detto in tante tante ogni riunione, un incontro insegnante. C'è lì, le mani, poi oltre le mani che cosa? I piedi, la testa e il cuore. E allora ricordiamo che anche le competenze debbono essere la capacità di usare mani, fare, testa, ragionare, cuore, amare. Ecco. Siete stati molto pazienti, va bene? Allora concludiamo raccontando semplicemente fatti concreti accaduti in questi mesi, nell'arco di 48 mesi nella diocesi di Palermo. Sono state effettuate decine di ristrutturazioni di case canoniche, come per esempio nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Sono stati acquistati tantissimi complessi parrocchiali, come nella parrocchia Madonna di Lourdes. Sono tutti dei fatti raccontati che sono visibili sul sito dell'8 per 1000, quindi trasparenti, perché poi noi che siamo vicini a questi luoghi possiamo realmente andare a viverli, a vederli crescere man mano. Ma a parte questi, se vogliamo, scontati aiuti alla Chiesa da edificare o da ristrutturare, ne raccontiamo alcuni. È nato il progetto Orto Circuito, non manca la C, è voluto, è vivo e vegeto. Sono delle attività vivaistiche nell'ex colonia agricola dell'ospedale psichiatrico di Palermo, che è rivolto all'inclusione di persone con disabilità psichica che lavorano un orto all'interno della loro struttura. È nata una casa a San Vincenzo de Paoli che ospita e supporta e dà indirizzo e aiuto di ogni genere dei familiari ricoverati in ISM. È nata una fondazione anti-usura che si chiama San Mammigliano Rosalia per il sostegno e la lotta contro il racket dell'usura. Allo Sperone, nella parrocchia San Sergio Papa, è nato un oratorio che raccoglie i ragazzi di un quartiere particolarmente a rischio della città di Palermo. Sono nate due mense per le persone bisognose, una nella parrocchia di San Giovanni Maria Vianney e l'altra verso il centro Santa Rosalia. È nato un progetto che si chiama Web Young per dotare una sala di 15 postazioni connesse.
accessi a internet per favorire che le persone che avevano lavoro, che lo hanno smarrito, che lo hanno perso, si connettano con la società cercando di riguadagnare la dignità che hanno perso non per colpa loro. E due ultimi progetti nella Biennale di Monreale, che si chiamano In ascolto dei deboli, con il potenziamento di centri di ascolto per le donne vittime di violenza. All'Alberghieria si sta realizzando con lentezza, ma si sta realizzando un asilo multietnico, perché Palermo è forse la città simbolo dell'accoglienza a chi viene da lontano, ed è una delle realtà più belle in cui bambini di famiglie che ormai vivono da tantissimi anni a Palermo studiano con bambini di ogni altra etnia e con bambini italiani, giocando insieme e comprendendo che le differenze spesso le abbiamo soltanto nella testa, e i bambini sono molto più bravi a capire che in realtà non esistono. Piccolissimo racconto: quando anni fa la nostra associazione ha gestito i campi di Gabbiano Azzurro nel territorio dell'ex Jugoslavia, per tre volte in tre anni, in mesi ci siamo trovati a gestire dei momenti in cui, mentre a pochi chilometri di distanza tre etnie, tre popoli si uccidevano, i figli di queste famiglie noi li facevamo giocare insieme in quella che avevamo chiamato Sunrise City, nell'isola di fronte a Dubrovnik, perché i bambini sono i più bravi a capire che il gioco è più bello della guerra, che i colori, come direbbe Benedetta che non c'è stasera, sono più belli del grigio. Un altro per dirvi un altro uso dell'ottobre 1000 a Sarajevo, dove ci sono state vere, hanno fatto una scuola europea dove vivono ragazzi di diverse etnie con i padri e le madri che si sono scannati tra loro. Questa è una scuola gestita dalla diocesi di Sarajevo e questi servono e sono aiutati, ragazzi poveri, sono aiutati anche da l'8 per mille della chiesa italiana, per dirvi come io ho incontrato tanti di queste. Bene, ringraziamo il dottor Giovanni. Giovanni, così lo hanno chiamato. E per il discorso, la presentazione che ci ha fatto, e anche Giuseppe per aver girato qualche dato. E cosa vi devo ricordare? Vado proprio sul concreto. Vi devo ricordare nella vostra indicazione dei redditi, ovviamente, dopo tutto questo discorso, di mettere la firma sotto la voce Chiesa Cattolica. Qualcuno mi mandava un messaggio poco fa, così per stuzzicarmi, io firmo sotto lo Stato italiano, ma se proprio lo Stato ti dà la possibilità di dare quella parte alla Chiesa Cattolica, fai la scelta giusta. E come parrocchia, ve lo dico, abbiamo anche la possibilità del 5 per 1000, anche quella è una parte che uscite ugualmente. Io non sono bravo, diciamo, nei termini tecnici, però è quello, non costa nulla, ma la nostra parrocchia fa tanto. E diceva l'anno scorso padre Massimiliano, che oggi non è più dove dire, diceva questo: la Chiesa non è ricca. E alle volte capita che forse qualche prete è ricco, perché la possibilità di intascare i soldi ce l'hanno i preti, ve lo dico da prete, ce l'abbiamo. Tutto il mondo è un paese e quindi anche noi abbiamo questa possibilità, sta a vedere proprio che le facciamo. Diciamo che la Chiesa non è ricca, in che senso non è ricca? Perché circolano tanti soldi ma non se li intasca, perché a partire anche da tutte quelle opere arrivano e li smistano, arriva tutto per mille, lo gira da questa parte, non hai il tesoro di Paperon de Paperoni, per capirci. Ma come ogni famiglia, la Chiesa
Chiesa qualche cosa da parte della mente, ma come fate voi? Come fanno le famiglie? Cioè, nei conti in banca, che so, ci avete chi 3, chi 5, chi 10 mila euro, chi 20, ma per una questione di emergenza, tante volte si dice, ecco, se c'è un'emergenza, un problema, o qualche parente, qualche figlio che ha bisogno, attingiamo lì. Anche la Chiesa fa in questo modo, qualcosa da parte la tiene, perché se c'è un'emergenza, come capita il terremoto, un intervento di Caritas, ecco, prende subito quella parte che ha per intervenire subito, come ogni famiglia, quindi non è ricca, non accumula per avere, non si snaturerebbe il ruolo della Chiesa. Ecco, noi ci auguriamo sempre, attraverso anche la presenza di Dio, che l'uso del denaro sia fatto buono. Ecco. Bene, ancora grazie a Giovanni e a Giuseppe, ci mettiamo in piedi per una benedizione.